Salah che allarga bene in zona di Torosidis, inserimento da parte di D'Urso, ancora Torosidis, accompagna l'azione, bella la manovra della Roma con il primo gol di Salah che di piatto fa 1-0, tutto molto bello, tutto sviluppato sulla corsia di destra. Poi Dzeko difende il pallone, Strootman la mette e arriva il gol da parte di Salah, doppietta per lui, Roma chiaramente sul velluto, ma Alessio non è importante questo, non è importante il risultato, è importante provare i meccanismi che tutti i giorni vediamo durante gli allenamenti. L'olandese che adesso calcia a sinistro, c'è un grandissimo intervento, arriva Edin Dzeko per il 3-0, ma c'era stata la gran botta da parte di Kevin Strootman che ha calciato benissimo con il sinistro. Ancora Torosidis prende il tempo molto bene, la mette dentro Dzeko, il colpo di testa, ancora Edin Dzeko e poi arriva la conclusione da parte di D'Urso per il gol del 4-0. Attenzione ancora Dzeko all'interno dell'area di rigore e fa 5-0, qui un po' distratta devo dire, al di là insomma delle qualità tecniche, un po' distratta la difesa del Pinzone. Sì. Buona girata per Mario Rui, tra qualche istante andremo a bordo campo, il cross per Dzeko che fa 6-0. Arriva Torosidis, la finta per Salah, ancora Torosidis che può andare a calciare, Torosidis 7-0 per la Roma. Tutto Alessio scorre in maniera molto molto fluida. E qui le giocate alla Diego Perotti che la mette, il colpo di testa da parte di Edin Dzeko. Quarto gol per il bosniaco. Viene immediatamente aggredito, ruba il pallone Strootman, ma c'è anche Perotti che calcia, troppo facile per Diego Perotti trovare il gol del 9-0. 9-0, termina questo primo tempo in quadratura per Luciano Spalletti. Tutto pronto dunque per questo secondo tempo. Possibilità di andare al tiro con il sinistro, vuole l'1-2 invece con Di Livio, finisce giù, calcio di rigore. Vediamo Iturbe, la sua conclusione spiazza il portiere, tra i marcatori c'è anche Juan Manuel Iturbe. Iturbe, il dribble da parte di Iturbe, salta due uomini, Iturbe allarga ancora, la conclusione precisa da parte di Ricci che fa 11-0, a segno anche Federico Ricci, bravo Iturbe qui nel dribble centrale. Poi palla che viene recuperata qui da Gerson che può andare alla conclusione. Questo è un bello schiaffo Alessio con il sinistro. Molto molto bene Gerson. Sì. Intanto la conclusione di Ponce che riesce a trovare il gol del 13-0. Dunque il gol anche di Ezequiel Ponce. Palmieri calcia, c'è una deviazione, possibilità per Ponce, la grande risposta, arriva Ricci che riesce a realizzare il gol del 14-0. Iturbe, adesso la finta da parte di Iturbe che prova ad entrare ai rigori, arriva il gol facile facile per Lorenzo Di Livio. Gerson che mette morbido a terra il pallone, Iturbe, una sassata di Manuel Iturbe porta il risultato sul 16-0, qui ha tirato veramente forte.